Orgoglioso di essere stato scelto come successore di Maurizio Ficarra, che da oggi è in pensione. Così questa mattina il nuovo questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, nel giorno del suo insediamento alla questura di Salerno, dopo aver deposto una corona d'alloro in memoria dei caduti della Polizia di Stato al cippo posto all'ingresso del palazzo di Piazza Mendola. Sessantenne, originario della Puglia, da 34 anni in polizia, il neoquestore Giancarlo Conticchio, che nei 2 anni precedenti ha svolto la funzione di responsabile dell'ordine pubblico a Campobasso, al suo primo giorno ha dapprima incontrato il prefetto di Salerno Francesco Russo, i dirigenti della questura, poi i giornalisti degli organi di stampa, ai quali ha espresso la propria soddisfazione per il prestigioso incarico di questore conferitogli dal capo della polizia. Pronto ad ascoltare i cittadini, il territorio, il neoquestore Conticchio non ha mancato di sottolineare l'importanza dell'applicazione UPOL della Polizia di Stato. Sono dalla parte dei più deboli e pronto a dare risposte al crimine, ha dichiarato ai nostri microfoni. Ma sì, sono orgoglioso perché il capo della polizia, il prefetto Giannini, ha indicato me come successore di Ficarra. Continuerò sulla sua scia, è un questore che ho sempre rispettato, Maurizio Ficarra, e sono qua per iniziare una nuova era. Ho avuto diverse informazioni, ma io sono abituato a mettere le mani in pasta, devo capire io personalmente quello che il cittadino, quello che la cittadinanza, quello che la provincia chiede. Sono abituato ad ascoltare io ascolto i problemi, ascolto le esigenze e in base a quello che il cittadino chiede io modulo il mio intervento. Lei arriva nella questura di Salerno dove trova delle squadre già composte, ma allo stesso tempo trova anche una carenza di organico. Ha già pensato, insomma, come organizzarsi? Ma la carenza di organico è endemica in ogni ufficio dello Stato. Metterò mani dove ci sarà da mettere mani, ma sono convinto che con le donne e gli uomini della Polizia di Stato si affronteranno i problemi. Sia dalla parte della gente, sicuramente fondamentale l'apporto dei cittadini nel collaborare e nel contribuire alle indagini della polizia. Ma esserci sempre è il nostro motto. Io lavoro molto ascoltando la gente e a tal proposito io rinnovo l'attenzione dei cittadini, di chi ci ascolta, sull'applicazione UPOL. È un'applicazione di facile installazione sugli smartphone che consente in tempo reale di segnalare le situazioni e le criticità. Lo si può fare anche in forma anonima, non è detto che il cittadino deve dire mi chiamo Mario Rossi, stanno spacciando droga. Lo può fare in forma anonima, noi interveniamo. Sono dalla parte dei più deboli, quando viene toccato un bambino, quando viene picchiato un giovane o quando viene picchiato un anziano, io sono con loro, quindi massima attenzione a chi è più debole. È facile fare i forti con i deboli, ma dall'altra parte c'è lo Stato che è presente e deve dare le risposte. Certo, la pandemia ha creato tanti problemi anche a livello psicologico. La pandemia ha portato all'isolamento personale, quindi con la riapertura si cerca di sopraffare sull'altro, ma noi ci siamo, lo Stato c'è. Io sono uno che crede molto nel lavoro di rete. Per me lo Stato è unico, a prescindere dal indossare una uniforme che può essere blu, può essere nera o può essere grigio. Siamo lo Stato è un tutt'uno. Lei arriva in una città dove il porto commerciale nel tempo si è confermato un luogo dove arrivano ingenti quantitativi di sostanza stupefacente ma anche di traffici illeciti. Ovviamente a conoscenza di tutto ciò, come pensa, insomma, si possa proseguire? Stando sul pezzo, noi le antenne le terremo dritte. La droga è un fenomeno che riguarda diverse realtà italiane. Saremo sul pezzo sulla droga, avremo una intensificazione dell'attività preventiva e repressiva. Io dico, nel momento in cui è commesso un reato, lo spaccio di droga, uno scippo, un furto in abitazione,
Lo Stato ha fallito, cioè abbiamo fallito perché non ha funzionato la prevenzione. Io conto molto sulla prevenzione. Essere sul territorio è sinonimo di sicurezza. Il cittadino ha bisogno della sicurezza, anche quella partecipata, anche quella visiva.